Abbiamo lasciato il collana a fine luglio, non era inagibile, le condizioni di manutenzione le conosciamo tutti, quindi non stiamo a raccontarci bugie, però in un mese non sono cambiate le condizioni di inagibilità. Noi contiamo di riaprirlo subito, ma soprattutto contiamo di risolvere questa questione, che tra l'altro è anche un po' brutta. Crediamo che il collana, insomma, inserito nel programma più complessivo dell'università, rappresenti un'occasione per l'intera città. Avere l'opportunità di ristrutturare con fondi pubblici un impianto è per noi un'occasione straordinaria ed è un'opportunità per l'intera città. Lavoriamo su questo, ma lavoriamo anche, come dire, a tenere dentro tutte le associazioni che in questi anni, anzi colgo l'occasione per ringraziarle, hanno permesso il regolare svolgimento delle attività sportive, perché loro ci hanno dato veramente una mano. Oggi c'è un fatto nuovo che ritengo sia straordinario: lavoriamo con un tavolo a migliorare queste condizioni. Ci sono già dei tempi? Avete già previsto gli interventi? Sì, insomma, per fine settembre incontreremo di nuovo la commissione che si sta occupando degli impianti sportivi per le università, e avremo le idee più chiare, insomma, intorno al 15 settembre. Per la riapertura? Per la riapertura credo la settimana prossima, insomma, convocherò, come dire, un tavolo immediatamente con i miei uffici, mi racconto di alcune palestre che hanno delle difficoltà, possiamo investire con qualche piccola risorsa, insomma, vediamo, c'è il nostro impegno, c'è un impegno perché quello è un impianto straordinario, sono veramente tantissimi gli atleti che usufruiscono di quello stadio ed è un vero peccato tenerlo chiuso. Le condizioni non miglioreranno in maniera radicale nel breve periodo, però c'è tutto l'impegno perché in un periodo medio-lungo, insomma, possano migliorare concretamente, insomma, le condizioni di un impianto che è probabilmente il primo della città.